idrogeni e idrogeno e deuterio a sinistra, mentre uranio a destra. E quindi diciamo questo ci dà un quadro dell'energia nucleare, diciamo così. Ovviamente se è più facile per negli esperimenti di carbone riuscire a stimolare fenomeni nucleari dal ferro, questo grafico va visto in maniera speculare, come ho ricordato, diciamo, per via esemplare, solo come esempio, in cui il ferro è quello che poi è più facilmente diciamo, stimolabile da un punto di vista nucleare. E questa è questa metà strada fra ferro e uranio. Ma in ogni modo il plasma, con la sua azione collettiva di elettroni e protoni, dà la possibilità, che stiamo esplorando ancora dal punto di vista teorico, di ottenere determinate fenomenologie. Però è chiaro che a me serviva la dimostrazione che i neutroni ce ne fossero. Perché? Perché così avevo giustificato un ruolo sui nuclei di rilevato e anche un ruolo sulle cose che avevamo fatto. Così mi sono ispirato al metodo di Cardone e ho impiegato campioni di CR39 all'interno di un contenitore in cui veniva utilizzato acido borico. L'acido borico viene utilizzato perché? Perché c'è il boro, H3PO3, che è sensibile ai polimeri termici, mentre c'è il CR39 che è un polimero sensibile alla radiazione alfa. Che cosa si voleva fare? Se ci sono neutroni emessi dal plasma, questi stimoleranno quel 20% di boro 10 sensibile ai neutroni che si trova nell'acido borico. Il boro 10 sottoposto ai neutroni emette un alfa con queste energie. Poiché il CR39 è sensibile proprio a questa finestra di alfa, io sottoponendo la mia prova a un certo tempo avrei dovuto rivelare degli alfa che mi avrebbero poi detto il passaggio, avrebbero attestato il passaggio di neutroni. Così è stato fatto, quindi con le finestre energetiche ci siamo trovati. E che cosa è successo? È successo che dalla prima prova che ho fatto, ponendo appunto questo sample di acido borico più CR39 quanto più vicino possibile al plasma, quindi questa è una fotografia delle auto, ho sottoposto il campione di CR39 a circa 500 secondi di plasma in condizioni che ritenevo favorevoli alla generazione di energie di neutroni. Dopodiché ho sviluppato questi campioni di CR39 in queste condizioni per più di 4 ore, ottenendo questo, varie tracce. Qui si vede con un ingrandimento a 80 per una traccia che poi rapidamente ingrandita è una traccia tipica di un alfa che colpisce il CR39 alterandone la struttura. Ovviamente per fare delle misure serie ho dovuto calibrare il CR39 con questo sistema presso una sorgente nota di neutroni. Ho avuto la gentilezza dalla casaccia Enea di avere la possibilità di tarare e di calibrare questi campioni. Quindi qui potete vedere a sinistra, in alto a sinistra una traccia a 500 secondi di plasma, in alto a destra il fondo del laboratorio dove è stato eseguito il test e in basso al centro una traccia che ho introdotto proprio perché è simile a quella del plasma, che è relativa a 5 minuti di un flusso di neutroni termici a 0,1 microsievert al secondo. Quindi facendo il calcolo si può calcolare anche la dose totale di microsievert. Che cosa è successo? Che qui 500 secondi di plasma sono equivalenti a un flusso di 5 minuti a 0,1 microsievert al secondo. E quindi che cosa è successo? È successo che finalmente abbiamo ottenuto quest'altra fotografia di un'altra prova, di un altro campione. La prova, mi scuso per la qualità delle foto, ma sono state fatte in un ambiente non eccessivamente attrezzato, ma dalla quale si vede tipicamente la nascita di tracce, quindi l'installarsi di tracce con un sistema in cui la possibilità di errore da fondo alfa è praticamente nulla, e le quali poi sono state fatte confrontando i campioni sottoposti al plasma con campioni sottoposti a neutroni coalcalizzati. Quindi finalmente, dopo tutta una serie di recuperazioni, siamo riusciti a fotografare, diciamo, a dare traccia di neutroni prodotti dalla cella. È chiaro che i risultati sono ancora preliminari. Se vogliamo ottenere una misura approvata, bisogna iniziare a fare un'analisi di aspetto sonoro elettromagnetico della cella in concomitanza con i dati dei generatori di neutroni, e un'analisi indiretta che non sia appunto dipendente dalla qualità dello strumento elettronico, degli eccessi di energia. Ma la cosa interessante
della quale poi finalmente siamo riusciti a dare un accenno di dimostrazione che va assolutamente poi approfondito, ma da lì anche breve, per contare solo questi come risultati, è stato possibile in una cellula molto semplice come layout sperimentale avere la possibilità di stimolare l'energia del nucleo, quindi stimolare il nucleo reattivo, quindi avere accesso a altri ordini di grandezza energetici che in una configurazione elettrolitica analoga, senza quelle condizioni di plasma e di geometrie, non era stato mai possibile fare. Quindi, seguendo le tracce di sviluppo attraverso tutta questa sperimentazione, si è riusciti a stimolare l'energia del nucleo da un layout che non avrebbe dovuto mostrare questo tipo di evidenza. Grazie. Siamo abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia, però sicuramente c'è spazio per qualche domanda. Se qualcuno vuole fare qualche domanda? Siamo abbastanza in ritardo. Ovviamente la presentazione, scusi, sono ancora io, ma io torno sul discorso, sarò io sono torno sul discorso di prima, cioè lei ha preso dalla parte opposta la curva che ha mostrato, cioè le reazioni che lei sta